Il Cerchio delle Lumache di Michele Senesi è il vincitore del premio per la migliore colonna sonora all'Indie Cinema Film Festival 2022 e ne volevo parlare perché è un film davvero straordinario, un'opera importante perché dà proprio quella visione necessaria oggi al cinema indipendente, cioè un cinema completamente anarchico, completamente fuori dagli schemi, completamente, come dice il regista Michele Senesi, che faccio come me pare, nel senso che non ho soldi, non ho produttori, ho sì un team di persone che devo coinvolgere, quindi in qualche modo il regista indipendente, quando coinvolge un gruppo di persone, deve poi rendere conto, ma lui è capace di fare un buon film, quindi insomma basta quello per rendere conto alle persone che hanno partecipato, basta non mettersi nelle mani di un incapace, perché altrimenti si rischia di perdere il proprio tempo. Questo non è assolutamente il caso. E Michele Senesi fa un film epocale, secondo me, perché anziché essere il film indipendente che vuole imitare il cinema industriale, quindi si fa un doppio se non triplo autogol. Cioè, non solo tu non hai il budget, non ti hanno dato il budget, magari non sei voluto entrare in quel tunnel dove tutti i registi che lavorano all'interno dell'industria devono entrare, cioè il tunnel dei produttori, della burocrazia, degli anni di attesa, dei premi finti, quasi tutti finti, qualcuno meno finto. Ma soprattutto di questi anni di attesa, di questa sceneggiatura scritta e riscritta, che poi non è che quando un pittore fa un quadro scrive la sceneggiatura, il cinema fondamentalmente è un'arte visiva, quindi non è che un fotografo quando scatta una fotografia scrive la sceneggiatura, dice la faccia sulla sinistra, in alto a destra. Cioè, tutta questa mentalità, lo storyboard, la sceneggiatura, deriva dal fatto che c'è la fissazione pesante, maniacale, che il cinema si fa con i soldi, con l'industria, con gli attori famosi, con i tecnici. Questo tiene in vita tutta questa specie di messa in scena che è stata creata, insomma, negli anni 30 da personaggi che volevano creare questa messa in scena perché il cinema è l'arte più potente di propaganda, quindi insomma, una volta che ce l'hai in mano, hai in mano le immagini giganti sullo schermo gigante, che sono quelle che hanno il maggior impatto su un essere umano, su un pubblico. Non sono paragonabili alle immagini televisive, quando tu sei succube in qualche modo di un grande schermo, ti devi per forza affidare a lui perché è troppo grande, è troppo potente per, insomma, restare indifferenti, o meglio, si può anche restare indifferenti, ma le emozioni sono amplificate all'ennesima potenza. Quindi, il cinema indipendente è qualcosa che Michele Senesi ha raccontato benissimo. Ha fatto proprio in maniera esemplare con il suo film Il Cerchio delle Lumache. Non perché non ci sia una storia, anzi c'è una storia ed è anche molto molto coerente, ma perché non ha realizzato il solito raccontino portato all'estremo poi nelle serie TV in cui il pubblico si affeziona ai personaggi e quindi li vuole vedere, poi nell'altra puntata che parlano come vivono e quindi se vivono parlano, parlano. No, è un film muto, estremamente simbolico. La trama racconta di un uomo che il giorno del suo compleanno sta tornando a casa in macchina, si presuppone stia tornando a casa, la moglie intanto lo aspetta, sta facendo la pizza, gli sta preparando insomma una piccola festicciola di compleanno e lui mentre,
cammina in macchina bevendo una birra, vede sul lato della strada a sinistra una bella ragazza che fa jogging e accade un incidente terribile, alla fine del quale si ritrova in una radura nascosto agli occhi di tutti, infatti praticamente nessuno lo troverà, con la bottiglia di birra frantumata in bocca e pezzi di vetro sulla faccia, insomma tutto il corpo insanguinato, addirittura i piedi sembra che non ci siano più, tutto questo reso in maniera grottesca, quindi con un conflitto di sentimenti provocati nello spettatore, che è tra l'orrore di questo sangue, di questo incidente, di questo volto in qualche modo sfigurato, e l'ironia, il divertimento della visione di Senesi, che è grottesca, che è ludica fondamentalmente. Il film poi si svolge continuando a inquadrare principalmente il volto di questo protagonista, di questo uomo sui 40 anni che è immobilizzato. Quindi non si può muovere, non può parlare perché c'ha questo pezzo di bottiglia in bocca. E da questa posizione di immobilità, che ricorda un po' l'inquadratura di Vampir, quindi si aggancia già subito da questo all'avanguardia degli anni 30, del Vampir del 1931 di Carl Theodor Dreyer, in cui c'è la famosa inquadratura in cui il protagonista viene chiuso in una bara e quindi ipnotizzato, è come se rimane immobile e guarda il mondo immobile, sdraiato da dentro questa bara, questa famosissima inquadratura di Vampir. E il protagonista di Cerchio delle Lumache ricorda un po' questa situazione, quindi vive tutto il film da questa posizione, sull'erba, insanguinato. Succederanno poi tante cose, sono visioni che accadono, surreali, invenzioni molto divertenti, ad esempio vedrà nel cielo dei puntini che, numerati come quei giochi enigmistici, unisci i puntini con la penna, insomma, che c'erano una volta, ma penso che ci siano ancora, e vedrà nella sua fantasia, unendo questi puntini, un incidente d'auto, una macchina che investe la figura di un uomo. E senza, insomma, rivelare oltre sulla trama, le cose notevoli di questo film è che ha vari registri visivi, quindi c'è una ripresa più underground, più scarna, diciamo di bassa qualità. Sembra che il regista mescoli diversi tipi di telecamere, di fotografia, di ripresa, ma questi elementi vengono mescolati alla perfezione, definendo un film compatto, un film estremamente coerente e soprattutto la capacità di raccontare con coinvolgimento, tenendo sempre in tensione lo spettatore, insomma, tenendo sempre l'attenzione dello spettatore, un film sen esclusivamente senza l'uso di dialoghi. Quindi è un film quasi, quasi muto. E poi c'è la capacità di creare dei piani sequenza notevoli, tipici del grande cinema, cioè scene fatte di un'unica inquadratura che però sono messe in un punto in cui lo spettatore è pronto ad aspettarsi qualcosa di significativo, e questi piani sequenza, come ad esempio penso a c'è una scena in cui lui appunto simula uno sprofondamento sottoterra nel punto in cui è avvenuto l'incidente, e il cerchio delle lumache sarebbe
una specie di luogo maledetto, diciamo così, che, dove si concentrano tutte sciagure che poi si ripetono nel tempo. E quindi, ipoteticamente, nella narrazione di questo film, lì sono successi tanti incidenti. E l'inquadratura, scendendo sottoterra, ci mostra sempre più ossa umane. E man mano che scende in profondità, incominciamo a vedere teschi, più teschi, insomma, ovviamente in maniera molto surreale, perché l'inquadratura dura molto e scende quasi fino al centro della terra. Però ecco, i piani sequenza che funzionano sono degli elementi tipici dei grandi autori. Non è facile andare un po' al rigore del cinema, che utilizza i piani sequenza con dei flussi visivi e sonori significativi al punto giusto.